Buonasera, ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Mercoledì 20 maggio, lo avete sentito poco fa dai titoli, conferenza straordinaria da parte del presidente della giunta provinciale Luis Sturmwalder sulla convivenza in Alto Adige. Non è un momento facile, sottolinea lo stesso presidente, bisogna puntare a ciò che unisce e non invece a ciò che divide, trovare dei giusti compromessi, particolari nel servizio. Visto il clima di tensione ed esasperazione dei toni che rischiano di minacciare la pacifica convivenza tra i tre gruppi linguistici presenti sul territorio altoatesino, il presidente Luis Sturmwalder, insieme agli assessori provinciali Tomasini, Berger, Tainer, Musner, ha indetto una conferenza straordinaria per ribadire alcuni concetti. Per il Landeshauptmann è necessario dire basta alle provocazioni e agli estremismi. È necessario calmare gli animi dopo tutte le polemiche etniche scaturite in queste ultime settimane. Bisogna guardare anche a quanto fatto di positivo grazie al pacchetto per proseguire sulla strada dell'autonomia e smetterla di pensare a traguardi anacronistici come ad esempio l'autodeterminazione. Bisogna evitare di esasperare gli animi e trovare un'intesa anche sulla toponomastica. Il presidente Sturmwalder non ha comunque nascosto una certa paura, timore per il clima che si sta venendo a creare in Alto Adige. Se andiamo avanti così, se abbiamo visto lo sviluppo degli ultimi settimane quasi, almeno degli ultimi mesi, allora dico che quando si parla liberamente del nazionalsocialismo, del fascismo, quando si mettono dei colori, gli altri fanno controproteste, chiedono uno Stato autonomo, chiedono la indipendenza, allora dico che uno deve prendere paura, e specialmente quando vediamo che i giovani, senza essere preparati, senza conoscere la loro responsabilità e senza avere un'istruzione, informazione precisa all'interno delle scuole, quando uno sta contro l'altro, allora dico che si deve prendere paura. Io non voglio dire, diciamo, che potrebbe succedere, diciamo, qualche atto, però non si sa mai, e perciò dico, non possiamo scherzare con queste forme. Per il presidente Sturmwalder bisogna puntare a ciò che unisce, non a ciò che divide. E per quanto riguarda la visita in programma domani del ministro Maroni? Maroni è sempre una persona con la quale si può parlare. Io dirò a lui che noi ci aspettiamo non solo il tavolo d'incontro, ma anche la nomina di certe commissioni. Se noi per esempio pensiamo alla commissione dei 6, dei 12, 137, alla nomina del sovrintendente scolastico, anche alla nomina dei giudici del TAR, eccetera, questo deve andare avanti. Però d'altra parte io sono molto contento se si dice che una volta, due volte all'anno ci troviamo tra rappresentanti del governo e rappresentanti della provincia per discutere tutti quei problemi dove diciamo, abbiamo certi ostacoli.